Platforms prove generali per il Südtirol, che farà il suo esordio nel campionato di Lega Pro sabato prossimo 27 agosto in occasione del match casalingo contro il Fano. I biancorossi hanno scaldato i motori in Val di Isarco in un triangolare che li ha opposti dapprima al Latfons e poi al San Giorgio. In Val di Isarco assenti l'acciaccato basso, l'infortunato Lomolino, il febbricitante Gliozzi e il neopapà per la terza volta, Kenneth Obodo. Nella prima mini partita da 45 minuti, quella contro i padroni di casa del Latfons, squadra di promozione, mister Viali dà spazio ai calciatori sin qui meno impiegati, fra i quali Martinelli, Vasco, Brugger, Cesse e Packer, più il portiere in prova Stefano Fortunato, 26enne torinese figlio d'arte. Inizio di match a ritmi blandi e prima palla gol bianco-rosso al 15esimo quando il vivacissimo Packer si incunea in area dalla sinistra procurandosi un calcio di rigore, battuto da Spagnoli e respinto con bravura da Steinacher, che si guadagna la standing ovation del folto pubblico di casa. Al 20esimo su punizione cross di Benjamin Stueffer e colpo di testa imperioso di Hans-Peter Hasler, il Latfons va in gol, ma l'arbitro annulla la rete per posizione di offside del numero 5 dei padroni di casa. Al 24esimo l'arbitro assegna il secondo rigore della mini partita, anche in questo caso in favore dei biancorossi, per fallo da terra di Hans-Peter Hasler su Chess. Dal dischetto stavolta va Packer, che non sbaglia e sigla l'1-0 per il Südtirol. Il raddoppio 10 minuti più tardi con bella giocata di Spagnoli che poi sventaglia sul centro destra per l'inserimento di Torregrossa, anticipato dal portiere di casa, ma il pallone resta lì e il giovinco biancorosso lo insacca di precisione sul palo lungo, firmando il 2-0. Il tris biancorosso arriva al 40esimo con Cia che da dentro l'area serve il rimorchio dell'ottimo Packer, il cui sinistro a incrociare si insacca nell'angolino più lontano. Dilaga il Südtirol calando il poker al 42esimo sui cross di Dallago e stoccata di Spagnoli per il 4-0 finale. Nella seconda partita con avversario il San Giorgio, prima occasione da rete del match dopo appena un minuto quando la saetta di Sparacello colpisce l'incrocio dei pali. Stessa sorte due minuti più tardi per la punizione di Cia, che si rifà però poco dopo insaccando il pallone dell'1-0, dopo duetto con Torregrossa. Il San Giorgio mette la testa fuori dal guscio al 13esimo, con bella serpentina in orizzontale di Piffrader, che poi carica il sinistro dei 18 metri, ma spara a salve. Al 26esimo, girandola di cambi fra i biancorossi e 4 minuti più tardi su cross di Tulli, il colpo di testa di Ciurria si spegne di poco a lato. Brivido per i biancorossi a fine match con Baldan che spintona ingenuamente in area Piffrader, cagionando un calcio di rigore che l'ex albanese calcia sulla parte interna della traversa, vanificando il possibile 1-1. Finisce 1-0 per la squadra di Viali. A fine torneo, le considerazioni di Riccardo Packer, il migliore in campo fra i biancorossi. Oh, senza dubbio sono contento che dopo un mese di lavoro, poi il lavoro che abbiamo fatto in ritiro, adesso il risultato vengono sicuramente. Poi come hai detto te, una settimana prima che inizia il campionato, è importantissimo, si vede la squadra che già è in piena forma e quello che conta adesso. Nella prima mini partita hai giocato da punta esterna, sei piaciuto molto, forse è un ruolo che ti si addice ancora di più perché ti permette così anche di avere uno spunto maggiore in velocità, sei molto bravo nell'uno contro uno. Sì, ho fatto già altre volte la punta esterna anche quando ho giocato qui in Italia e il mister ha visto un po' che posso fare anche quello ruolo, quindi io sono sempre a disposizione, tanto come sto facendo, no, la mezzala e anche la punta esterna. Siamo una settimana dall'inizio del campionato, è una squadra in crescita il Südtirol secondo te? Secondo me sì, piano piano nelle amichevoli siamo cresciuti e come ho detto quello è il risultato della settimana e anche le prime amichevoli avevamo fatto sempre, cioè le amichevoli dopo il lavoro atletico abbastanza pesante, no? Che quello era normale durante il ritiro, però adesso piano piano inizia tanto la parte tecnica e tattica, quindi viene fuori anche le giocate, le cose che chiede il mister, quindi quello che importa di più adesso. È un Riccardinho Packer che si sente pronto per un campionato da protagonista con il Südtirol? No, io ho tanto entusiasmo, voglio aiutare la squadra e ho visto che siamo diventati veramente una famiglia, una squadra molto unita e quello che conta per fare grandi cose, quindi io sono lo stesso passo dei miei compagni.